occorre sempre avere presente chi è l'insieme di riferimento. Quindi sono due le cose sostanzialmente, quello che è l'insieme di riferimento, quindi rispetto a chi vieni comparato, e la cosa ancora più importante è quali sono gli indicatori. Sicuramente gli indicatori sono costruiti sull'idea dell'università, diciamo, americana nord-europea. Questo è certo un'università campus, quindi con problemi diversi dalle nostre, università che non hanno vincoli per quanto riguarda le assunzioni, che non hanno a volte vincoli per quanto riguarda le rette degli studenti e così via. È un mondo diverso dal nostro e quindi è difficilissimo per noi competere con loro, perché diciamo noi non abbiamo gli stessi strumenti né finanziari né come possiamo dire organizzativi, strutturali, la libertà di scegliere i docenti secondo certe metodiche, eccetera. Quindi il problema è un problema importante.